Da Fortino di Camorra, luogo di accoglienza e di riscatto per i giovani di Scampia, nasce qui nella sede dell'ex istituto professionale del quartiere l'Officina delle Culture intitolata Gelsomina Verde, vittima innocente della criminalità. Da oggi i 2000 metri quadrati dell'8P5, che per anni hanno ospitato banchi di scuola prima di diventare piazza di spaccio e ricovero per tossicodipendenti, vengono restituiti ai ragazzi. Sarà un centro polifunzionale composto da una comunità alloggio per minori a rischio, una scuola di musica, teatro e cinematografia, un polo artigianale e delle associazioni. L'obiettivo è avviare percorsi di inserimento formativo e lavorativo per offrire ai giovani un'alternativa alla malavita. È una bellissima iniziativa che nacque, ve lo ricorderete, col Patto per Scampia, una nostra delibera per rendere protagonisti i cittadini di Scampia e garantire servizi. Quindi una rete di collaborazione tra i cittadini, le associazioni, qui già 9 che operano, il comune, tutta quella parte di città che ama Napoli e la vuol far riscattare con le proprie forze. Oltre ad essere importante per noi che siamo i familiari, è importante più per il territorio, per credere nella legalità e nella giustizia e nel fatto che qualcosa possa migliorare su questo territorio. Il progetto è reso possibile grazie all'Associazione di lotta all'illegalità Resistenza Anticamorra, al Comune di Napoli che nel 2012 gli ha affidato con delibera il locale e ai volontari accorsi da tutta Italia per contribuire alla bonifica. Con la nuova amministrazione abbiamo avuto le chiavi, finalmente grazie a una rete territoriale, grazie al supporto di 700 volontari che arrivano da ogni parte d'Italia, associazioni nazionali, oggi finalmente rinasce questa ex scuola, nasce come Officina delle Culture Gelsomina Verde dedicata a una vittima innocente di Camorra, nasce con l'obiettivo di dare alternative lavorative concrete ai minori e alle persone che stanno in misura alternativa al carcere, e l'idea nostra è che se questo sogno continua, negli altri 1000 metri quadri da ristrutturare nascerà un ristorante pizzeria sociale dove i ragazzi delle comunità possano lavorare, possano acquisire gli strumenti per poter scegliere se cambiare vita o meno, perché il problema in questo quartiere non è sbagliare, è avere la possibilità di scegliere. Noi ci muoviamo senza fondi pubblici, quello che è stato fatto qui dentro sono 55.000 euro di sponsorizzazioni di privati con l'aiuto di Coppa Adriatica che ci ha regalato 30.000 euro di attrezzature, finestre e suppellettili mobili, e in più tutti i proventi e gli utili della vendemmia e del bene confiscato di Chiaiano.